Mattia, Piero, Bimbo, Aldo, Giancarlo. I Mattia Bazar, un complesso lanciatissimo, famoso, pieno di giovanile entusiasmo e dinamismo e inventiva. Perché questo nome? Forse molti lo sapranno, qualcuno non lo saprà. Chiediamolo comunque a Mattia, che è la più direttamente interessata. Beh, Mattia perché è un mio soprannome. Bazar perché abbiamo sempre voluto fare tutto da noi, dalle canzoni agli arrangiamenti, ai testi, all'organizzazione delle tournée, per cui è un bazar il nostro, in tutti i sensi. Ecco, lei l'ha già detto, voi fate tutto in casa, c'è chi scrive i testi, chi scrive la musica, chi addirittura fa i bozzetti per le copertine dei dischi. Insomma, la vostra è una cooperativa, è un'azienda. Certo, perché di solito non è che la vita dell'artista nasca e finisca sul palco. Non è solamente il suonare, ma ci sono mille altre cose da dover curare che chiaramente mandano avanti tutta un'organizzazione, anche perché non siamo solamente noi cinque a lavorare, ma ci sono molte molte persone, molti collaboratori, siamo 25 persone, per cui bisogna mandare avanti l'azienda appunto nel miglior modo possibile. Ecco, altra caratteristica interessante, siete tutti genovesi o quantomeno liguri, e sappiamo quanto operosi siano i genovesi e i liguri. Anche questo serve a cementare questa comunità. A Genova avete qualche anno fa creato un circolo musicale dove si parla di musica, di vari problemi, di nuove idee. Ha raccolto qualcosa questa iniziativa? Chiediamola ad Aldo. Beh, senz'altro, 5 anni fa, prima di tutto ha raccolto, cioè l'iniziativa ha raccolto e più o meno ha condensato quelle che erano le nostre idee, cioè ha formato il Mattia Bazar, cioè in questo circolo che erano delle sale prova dove oltre che a noi si esibivano tutti i cantanti e gli strumentisti così genovesi, ha dato la possibilità di formarsi al Mattia Bazar e chiaramente anche a tanti altri musicisti che hanno cercato e cercano tuttora di uscire fuori da Genova, che è una città molto provinciale, molto chiusa, però a livello creativo è molto prolifica. Quindi chiaramente quando un musicista genovese esce fuori dalla sua cerchia di provincia e riesce ad entrare magari nei grandi giri che sono quelli milanesi o romani, che un pochettino dettano legge per quanto riguarda la musica leggera italiana, chiaramente riescono a dire la loro. E quindi penso senz'altro che la nostra iniziativa ha dato già dei frutti come Mattia Bazar e senz'altro ne darà ancora. Piero, è vero che questa vostra comunità, questo vostro vivere in comune non cessa sul palcoscenico? Continua anche nella vita di tutti i giorni, a livello di amicizia, di rapporti personali. Beh, certamente, perché il Mattia Bazar è effettivamente un bazar pieno di amici. E quindi noi, oltretutto, diciamo che questo nostro modo di vivere non è che lo adottiamo sul palco, ma lo adottiamo anche fuori, anche nella vita normale. Viviamo anche tutti abbastanza vicini, e quindi proprio di casa, e quindi insomma abbiamo sempre occasione di incontrarci anche quando non siamo in tournée. Una curiosità che qualcuno non sa, molti non sanno, voi avete anche scritto l'inno per la Juventus, Juve, siete ovviamente juventini. Beh, insomma, così è stata un'esperienza molto bella, molto simpatica, però da buoni liguri effettivamente viva il Genoa e viva anche la Sampdoria. Un'ultima domanda, 5 persone costituiscono un complesso, probabilmente anche con gusti musicali diversi. Come fate a trovare un comune denominatore? Beh, io dico che il comune denominatore è dato dal fatto che c'è stata un'esperienza prima di creare il gruppo di Mattia Bazar, personale, in vari settori musicali. Ci sono state esperienze rock, esperienze di musica d'avanguardia. Questo ha fatto sì che nel momento in cui si è unito, sono unite queste 5 persone di Mattia Bazar, si sono trovati a fondere questi cinque generi musicali e come un denominatore io oserei appunto ritornare al discorso di prima, appunto di queste sale prove dove siamo riusciti a fonderci e a mettere insieme queste 5 idee per creare appunto e dare questa novità, questo genere abbastanza ibrido che è il nostro, che diciamo che è abbastanza personale. Benissimo. Grazie. Lasciamo i Mattia Bazar al nostro pubblico, i Mattia Bazar già famosissimi soprattutto fra i giovani, ma siamo certi piaceranno a tutti.
We'll be right back.